Oh, ragazzi, appena completata la conferenza stampa di Huawei, questa volta era in streaming perché sappiamo delle varie problematiche che ci sono al mondo, e questo è stato uno dei prodotti presentati oggi, un tablet. Vedete che è bellissimo, purtroppo ho una sola mano, quindi non mi trovo benissimo e stanno registrando tantissimi qui, quindi c'è tantissima confusione. Allora vi dico fin da subito, a parte che è bellissimo il design di questo tablet, il Mate Pad Pro, ma anche davvero molto molto leggero, cioè in mano io lo sento proprio come una piuma. C'è un display da 10.8 pollici, un IPS, vedete che c'è il foro del display per ovviamente per i selfie e quant'altro. Forse questo foro non mi convince su un tablet, però ormai c'è. E la fotocamera posteriore la vedete che è molto molto sporgente, forse per un tablet questo non mi sarebbe piaciuto tanto, avrei voluto una cosa un po' migliore, un design un po' più bello. E c'è al suo interno un Kirin 990 con da 7 nanometri, davvero ultra veloce, ragazzi, cioè io sono impressionato dalla velocità di questo processore, davvero molto molto bello. E cos'altro? C'è il supporto alla penna di Huawei, purtroppo su questa unità non c'è la penna, ma forse dopo ne riuscirò a trovare uno. E ovviamente, grande mancanza, non ci sono i servizi di Google, ma c'è App Gallery di Huawei. Alla presentazione hanno parlato davvero tanto, stanno sviluppando tantissimo e stanno investendo tantissimi soldi su questa nuova piattaforma di Huawei. Google ormai non esiste più, è solo un lontano ricordo. E vediamo un po' come ci troveremo anche con tutta questa piattaforma di Huawei. Alla presentazione ci hanno fatto vedere un po' chi ci ha utilizzato, per esempio il Mate XS da qualche settimana, e che si stava trovando bene anche senza i servizi di Google. Per esempio utilizzava un'altra app per le mappe, App Gallery per scaricare le applicazioni, poi ovviamente c'è Instagram, Facebook, tutte queste cose si possono scaricare tranquillamente tramite gli APK. Per quanto riguarda invece la salute, c'è l'app Health proprio di Huawei. Ma adesso direi di spostarmi sul primo Mate XS che trovo, perché ragazzi, l'ho visto, l'ho provato già ed è davvero bellissimo, eccezionale. Quindi andiamo subito a vedere il Mate XS.